E salve a tutti ragazzi, io sono Linus e questo è Intro. Salve a tutti ragazzi, oggi siamo in un nuovissimo video. Oggi però siamo in un video consiglio, video guida, video guida è figo. Ragazzi, visto che molti mi hanno domandato come è fatto a dimagrire, per quelli che mi conoscono, perché non penso che da YouTube, cioè si vede, perché se andate a vedere il mio primo video e questo video si vede la differenza di faccia, che prima ero così, ora sono così. I miei amici, i miei parenti, i miei mi hanno chiesto come ho fatto a dimagrire 12 kg. Sì ragazzi, sono dimagrito 12 kg. Sto facendo questo video appunto proprio perché me l'hanno chiesto in moltissimi, cioè all'improvviso metto il post su Facebook, mi contatta l'FBI. Ragazzi, vi metto la foto del prima e del dopo, perché beh, il video un po' così capisce, però da quella foto consiglio, eliminate le schifezze, e lo so che l'avete già sentito, risentito, però le schifezze non sono solo le patatine fritte o patatine in generale, sono broscine, preparatini, di tutto ragazzi, cioè quello che facevate merenda, colazione, lo dovete eliminare perché sono tutte cose che fanno male, che vi ammazzano. Secondo consiglio è di mangiare sano, nel senso frutta e verdura, e no, mangiare mattina, cioè la mattina io ad esempio non mangio perché non faccio colazione, quindi mangio il pomeriggio, pranzo tanto, mangio a pranzo, pomeriggio e la sera facendo cena. E quindi ad esempio la mattina vabbè con la broscina, io ho detto evitatela, nel senso che dovete evitarne in quantità, ad esempio 3-4 al giorno, però nel senso una broscina a scuola è normale. Poi ad esempio a pranzo torno e se c'è la pasta, se c'è solo la pasta mangio la pasta in poche quantità, però se ad esempio c'è un secondo mi mangio il secondo, cioè sempre in proporzione, non è che mi mangio 300 kg, accompagnato da delle verdure, che siano carote, pomodori, insalata, qualsiasi cosa. Terzo consiglio è fare attività motoria. Io ad esempio quando ho iniziato a fare la dieta ho iniziato a fare il tappeto, che per chi non lo sapesse io chiamo tappeto il tappeto lunato, però ultimamente sto andando a correre per la strada. Quando faccio il tappeto lunato di solito faccio un passo svelto, invece quando vado in mezzo a strada corro, perché in mezzo a strada il passo svelto non lo so, non mi trovo tanto, anche perché con il tappeto lunato, essendo che c'è un motore che fa andare il tappeto veloce, tu ti regoli e man mano ti abitui e inizi a camminare il passo svelto. Invece in mezzo a strada sei tu che fai, e quindi la corsetta o leggera o più veloce comunque la fai la corsetta. Quarta cosa, se fate attività motoria vi consiglio, se ad esempio avete la possibilità del tappeto lunato come io, andate in palestra, potete usare l'iPad o il telefono per vedere video, in modo che vi intrattenete e non vi scocciate tanto. Invece se siete all'aria aperta non credo che correte un fosso e muori. Ma la musica anche sul tappeto non si può fare, però se si ha la possibilità meglio guardare il video su YouTube. Comunque ragazzi, quello consiglio è la mia storia, cioè se volete un input, una partenza, un qualcuno che vi dia una mano, la mia storia vi potrà dare una forza, diciamo, capito. Allora, io il primo giugno, proprio da quando pubblicai il primo video, andai da dietologo facendo la dieta e tutto, persi 1,5 kg una settimana. Buono. Però le successive settimane non persi niente. E il dietologo mi incolpò che io mangiavo di tutto, mangiavo 4 broscine al giorno, pane con Nutella tutti i giorni, cioè what the fuck? E quindi no. Quindi da luglio mi ho presi, non una pausa, una settimana di ragionamenti, continuo a dire da dietologo, lo faccio io, se la faccio io cosa faccio, queste cose qua.
Quindi a luglio inizio a fare la dieta per fatti miei. Mi metto sotto, inizio a fare il tappeto, inizio a togliere pasta, pane, schifezze, gelati. Gelato qualche volta non mangiare durante l'estate, cioè eliminare tutte queste cose. E mangiavo ad esempio un secondo con l'insalata. Cioè sì, il pane lo mangiavo, però non più, cioè non una fettina intera, un po'. Molti ad esempio facevano, cioè tu stai facendo la dieta a luglio, agosto, periodo estivo dove si mangia, tu non dimagrirai mai. E quindi io un po' demoralizzato e un po' coraggioso in un certo senso, perché dissi, questi si danno che io non ce la farò, però io ce la devo fare. E quindi andavo sempre più avanti. Quando iniziai a scendere i primi 2, 3, 4 chili, what the fuck, funziona davvero? It's a genius! Grande Nicoz! Così facendo inizio a dimagrire, arrivando a 12 kg. Però ragazzi, arrivando a questi 12 kg, io devo dimagrire ancora. Per altri 10 kg, cosa che ci sta, cioè, lo devo fare per forza, sia per il mio bene, sia per una cosa estetica, e per la salute, per qualsiasi cosa. Potete contattarmi o su Facebook, che vi lascio il link in descrizione, il mio profilo privato Gioacchino Marino, o sotto al video, però sotto al video è più complicato rispondervi perché è più complicato. Invece su Facebook mi arriva la notifica sull'iPad, sul computer, sul telefono, sul mondo, sulla fotocamera, mi arriva. No, però scherzo. Però su Facebook è più immediato, invece su YouTube ti arriva la notifica e a volte, cioè quasi sempre, non ti fa vedere tutto il contenuto, ma tipo solo la prima frase. Quindi ragazzi, cosa dire? Se questo video vi è stato utile, lasciate un mi piace. Vabbè ragazzi, se questo video vi è piaciuto, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e condividete questo video. È la prima volta che chiedo di condividere il mio video, perché ragazzi, questa guida, chiamiamola guida, può essere utile a molte, ma molte, molte più persone di cui immaginate. Quindi ragazzi, vi ricordo ancora di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale, e se volete altri consigli, un'altra guida del genere, sullo stesso argomento, su un altro argomento, ditemelo nei commenti. Vi ricordo di scrivermi a Gioacchino Marino sul mio profilo Facebook, mandarmi un messaggio se volete qualche consiglio, qualsiasi cosa che ci sono. E niente, noi ci vediamo nel prossimo video e ciao. No, però era così, era ciao. E quindi ciao!